Se quindi volessimo provare a dare una definizione dell'intelligenza emotiva, dovremmo dire che essa è la conoscenza delle proprie emozioni come viatico per ad acquisire una competenza alta, che è quella di valutare opportunamente e preventivamente la ricaduta di ogni nostra scelta, di ogni nostro comportamento, anche sul piano verbale, e di ogni decisione, prettamente sul piano emotivo. Possiamo dunque immaginare quanto sia importante un discorso del genere nei gruppi, qualunque tipo di gruppo, da una assemblea condominiale ad una squadra di calcio che gioca nel massimo campionato, ma senza andare così lontano, anche ai gruppi di lavoro. Spesso infatti nei gruppi di lavoro sono proprio i giochi di potere, l'alternanza dei ruoli tra il leader e il gregario, ovvero tra il capo e il sottoposto, che rendono a volte improduttivo il gruppo se all'interno della squadra manca un clima armonico che soltanto un silenzioso, un tacito accordo di comprensione sul piano delle emozioni può creare. Quindi parliamo di intelligenza emotiva come di viatico al successo. Quando tra colleghi di lavoro si creano delle incomprensioni, beh, la conseguenza più immediata è proprio sulla stessa efficacia del gruppo. Se all'interno di una squadra ci sono delle criticità sul piano relazionale, anche il modo in cui all'esterno viene percepito quel gruppo, che si tratti di un'azienda o di un gruppo sportivo, parlerà di tutte quelle difficoltà che la squadra stessa in fondo prova. Ecco perché un facilitatore di un gruppo ha la grande possibilità di aiutare i singoli a raggiungere ciascuno per sé questo livello di consapevolezza che poi permetta alla squadra di amalgamarsi, di integrarsi, quindi di lavorare in armonia. Questa capacità di comprendersi rispetto alle motivazioni che spingono i singoli, alle aspettative di ognuno e che permettono dunque di creare un clima di ascolto, sono in fondo i segreti del successo di persone e di gruppi che sono in grado di elevate performance. Perché appunto dal miglioramento della qualità delle relazioni dipende il raggiungimento degli obiettivi personali oppure degli obiettivi di gruppo, degli obiettivi di squadra.